Bentornati cari amici del Frame Podcast in questo nuovo episodio. Oggi, dopo GP e Gran Premio d'Italia, e finalmente posso dire che è stata una bella gara. Forse è stata la gara più bella dall'inizio della stagione, per tanti motivi, sicuramente non per la Ferrari, e ne parleremo, ma non parleremo soltanto della Ferrari perché non ha vinto la Mercedes, e questo è un avvenimento di cui appunto parleremo abbondantemente. Per la seconda volta in stagione la Mercedes non arriva, ma per la prima volta non arriva neanche a podio con nessuno dei piloti. Vince Pierre Gasly per la prima volta in carriera, seguito da Carlos Sainz su McLaren in rimonta fino all'ultimo, terzo podio per Lance Stroll. Io sono Lester Cidacono, come sempre qui con me ci sono Tommaso Magherini. Ciao Tommaso. Ciao Alessio. Giuseppe Cinotti, ciao Giuseppe. Ciao Alessio, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori. E Matteo Quattrocchi, ciao Matteo. È un piacere anche per me. Ragazzi, allora, come ho anticipato all'inizio della puntata, è stata una gara che finalmente ci ha regalato delle emozioni diverse. Da che io ricordi, non era mai successo di vedere una partenza da fermo sull'asciutto. Dopo la decisione della FIA, del direttore di gara, di far partire di nuovo la gara a seguito dell'incidente di Charles Leclerc, questo avvenimento ci ha regalato uno stravolgimento totale. Di quelle che erano appunto gli ordini di arrivo fino a quel momento, fino al 27esimo giro in cui appunto la gara è stata neutralizzata a causa del bruttissimo incidente di Charles Leclerc. Vince Pierre Gasly. Io inizierei da questo, perché questo penso che sia l'avvenimento più bello, quello che fa emozionare tutti noi tifosi di Formula 1 quando vediamo un giovane pilota che ha attraversato tante fasi della sua carriera non proprio positive. E che poi riesce a vincere per la prima volta su Alfa Tauri in Italia, e l'Alfa Tauri per la seconda volta nella sua carriera riesce a vincere un Gran Premio di Formula 1 e per la seconda volta in Italia. Allora partirei da Giuseppe questa volta. Giuseppe, come hai visto questo Gran Premio? Dimmi le tue impressioni. Sì, Alessio, c'è da dire sicuramente che è stato un Gran Premio entusiasmante. Non parlo sicuramente della prima fase di gara, ma della seconda, che ha visto vincere, come tu dicevi, Gasly, che finalmente ha potuto dimostrare al mondo intero di valere tutto quello che ha dimostrato nelle categorie minori, in particolare in GP2. Quindi Gasly c'ha un bel manico, insomma, c'ha un bel piede, è un pilota che sa a questo punto direi vincere, perché c'è da dire che la sua prestazione da quando poi Hamilton è stato penalizzato è stata magistrale, perché ha tenuto dietro Sainz che si stava avvicinando sempre di più. Ma la cosa che volevo sottolineare è che finalmente Gasly è riuscito a riprendersi una bella rivincita nei confronti del dottor Helmut Marko, che l'aveva declassato, riportandolo in Toro Rosso e promuovendo Alexander Albon proprio lo scorso anno. E quindi niente, una bella storia, una storia a lieto fine, non solo poi per quello che Pierre, no? Alessio, è un Per piacere il essere tornato pilota, qui con ma voi. anche per l'Alfa Tauri, perché negli ultimi anni ci aveva abituato a tantissimi alti e bassi, e questo forse è il punto più alto della squadra dal 2008, no? Da quel trionfo di Vettel proprio su questa pista. Quindi siamo orgogliosi perché per la prima volta, o meglio, diciamo la seconda volta, non è solo Ferrari, ma è anche Faenza, quindi c'è anche un'altra realtà, no? Che forse gli appassionati di motore dimenticano, oltre a quella di Maranello, e per questo facciamo un grande applauso, no? Agli uomini di Faenza. E poi mi è piaciuta tantissimo la scena del podio. Se vi ricordate, sotto al podio c'erano tantissimi italiani. E io non me l'aspettavo che in Alfa Tauri erano così tanti gli italiani, cioè quasi tutti i meccanici, si vedeva perché tutti in coro cantavano in italiano, erano praticamente tutti di nazionalità italiana. E poi c'era qualcuno che piangeva, ma è una scena questa che rimarrà, secondo me, negli annali della storia della Formula 1. Assolutamente. Tommaso, tu cosa pensi
cosa ne pensi di questa vittoria di Gasly e dell'Alfa Tauri e dell'Italia che nonostante la Ferrari è riuscita comunque a vincere? Sicuramente una storia bellissima, un pilota che ha subito appunto tantissimi alti e bassi, i momenti topici quando è arrivato in Red Bull e i momenti molto brutti dove diciamo, anche metà stagione è stato subito cacciato da Red Bull per essere riportato in Toro Rosso, quella che oggi è Alfa Tauri. Poteva diventare uno dei tanti piloti che Helmut Marko ha silurato, ma ha deciso che lui non voleva fare la stessa fine di quei tanti piloti, ha deciso di rimettersi in gioco, di lavorare duramente soprattutto su se stesso. E quindi da quando è tornato in Toro Rosso, che adesso si chiama Alfa Tauri, ha dimostrato ottimi risultati, sempre comunque davanti al compagno di squadra, molto spesso anche in modo netto. E oggi, insomma, nella gara di ieri è arrivata anche una vittoria, chiaramente c'è un frutto di circostanze particolari che è molto difficile che si ripetano, perché comunque diciamo che la seconda partenza da fermo, la penalizzazione di Hamilton e tutto quanto hanno chiaramente aiutato questa impresa, c'è stata una serie di eventi che l'hanno aiutato, però nulla si deve togliere al suo talento, alla sua guida, che comunque in un momento in cui poteva tranquillamente gettare tutto quanto all'ortica non l'ha fatto, e con calma, con lucidità, che è una cosa che non hanno tutti, cosa che abbiamo visto anche durante la gara, ha portato a casa una vittoria che comunque dimostra tutto quanto il valore del pilota, che probabilmente per esprimere il massimo delle sue potenzialità deve anche lasciare la squadra dove è. Credo che per Gasly sia un'ottima cosa lasciare la famiglia Red Bull, il mondo Red Bull, perché comunque c'è il problema Verstappen, c'è il problema Helmut Marko, è un ambiente dove purtroppo non riesce a rendere al meglio. Quindi io fossi lui, un consiglio che diciamo che gli do in maniera molto amorevole è proprio quella di lasciare la Red Bull il prima possibile ed cimentarsi in un'altra squadra dove magari ha meno pressioni dall'alto e dove può diciamo lavorare con un clima diverso. Assolutamente. Matteo, tu cosa ne pensi? Ma io sono d'accordo, lo pensavo anch'io, soprattutto in questa giornata, riguardando anche proprio tutto quello che ha fatto, e credo che tornare a questo punto, puntare a una nuova promozione in Red Bull, possa diventare un Pierre Gasly 2, quindi un rischio di ritrovarsi, come sta facendo adesso Albon, con inevitabilmente un Verstappen, che di stagione in stagione sale sempre di più in potenziale e forma fisica, non solo che mentale e prestazionale. Quindi a questo punto la cosa migliore è godersi il più possibile la sua esperienza in Alfa Tauri, dimostrare tutto il suo potenziale indipendentemente dalla vettura che in quel momento sta guidando, che comunque, ripetiamo, riesce a vincere nelle condizioni, anche seppur stravaganti e inaspettate, sino al sabato pomeriggio, vedendo l'esito delle qualifiche, e poi puntare a una nuova avventura in una squadra che sicuramente potrà dargli un posto, perché sta dimostrando il suo potenziale, e continuare a crescere. Crescita che si vede anche nelle fasi del podio. Un pilota molto giovane che si emoziona, e la cosa che mi ha colpito ancora di più è il fatto che, più che per il fatto di aver vinto, le parole che lui stesso ha postato e dichiarato apertamente nel post-gara è che si è emozionato molto ripensando a quello che gli aveva detto il suo carissimo amico Antoine Hubert, che tra i primi era stato appunto il francese, il connazionale, a scrivergli una volta retrocesso in Alfa Tauri, dicendogli di farsi forza e di dimostrare che era la scelta sbagliata. Non avrebbero dovuto surclassarlo così subito, e l'ha motivato subito, gli è stato vicino e gli ha detto: dimostrali che si sbagliano. E secondo me è questa la scena di Gasly seduto sul gradino più alto del podio con le mani sugli occhi, commosso. Secondo me è più a ripensare queste parole più che per la vittoria in sé. La vittoria la realizzerà forse oggi e nei prossimi giorni, guardando il trofeo, rivedendo gli highlights della gara, ma in quel momento secondo me lui ha pensato Antoine. Posso lanciare un monito? Assolutamente, vai. Mi dai l'ok, Alessio? Vai. Avete visto le testate giornalistiche italiane di oggi? Io sinceramente no, stupiscimi.
Io qualcuna. È palese che si sta sempre dando meno considerazione alla Formula 1. Sì, è vero, ha vinto un pilota francese, ma a vincere è stata l'Alfa Tauri, che è una squadra italianissima. Se guardate l'Equipe o guardate Marca, l'Equipe ha fatto una pagina dedicata a Gasly, vabbè, una rivista, è un giornale francese, quindi ci sta. L'Equipe un'intera pagina dedicata a Sainz, ma io perché mi domando, Corriere dello Sport e... o meglio, tutto sport e Gazzetta dello Sport non abbiano dedicato nulla a questa vittoria, no? Questo trionfo italiano, o meglio, c'è solo un trafiletto in alto. Quindi io da opinionista, no? di questo seriale, io mi sento in dovere di dire, di lanciare un monito e dire alle nostre stagionistiche di dare più importanza alla Formula 1 e non solo ad altri sport come magari il calcio. Ma sai qual è il discorso? Che purtroppo in Italia è lo sport che va per la maggiore, lo sappiamo, che è il calcio. Già in epoche in cui la Ferrari andava bene, 2018-2019, si dava comunque più importanza al calcio che alla Formula 1, a parte la testata della Gazzetta dello Sport l'anno scorso con la vittoria che titolava Leclerc. Però a parte questo, la Formula 1 non soltanto è uno sport di nicchia, purtroppo, relativamente al calcio, ma quest'anno la Formula 1, a parte questa gara, non ha mostrato chissà quali gare emozionanti. Purtroppo la triste verità è che, oltre a tutte queste cose, l'unica squadra che fa parlare tanto i tabloid è la Ferrari. Si parla sempre della Ferrari e non si considera che ci sono altre realtà italiane oltre alla Ferrari. È un vero peccato, sinceramente è un vero peccato. Per tornare al discorso della vittoria di Gasly, devo dire che sono stato molto contento che abbia vinto lui. Per una parte di gara, sinceramente, ho anche tifato Sainz, perché anche Sainz si sarebbe meritato la vittoria. E sono un po' combattuto tra chi si meritasse di più la vittoria tra i due, perché Sainz sicuramente aveva la macchina migliore delle due per lottare per la vittoria, e si è visto sia come si è qualificato sia nell'inizio della prima fase di gara. Sicuramente la vittoria sarebbe stata di Sainz. Gasly non avrebbe mai vinto se non ci fosse stato tutto questo trambusto, questo cambio di ordine, questa partenza da fermo con l'incidente di Leclerc. Però è stato molto bello il fatto che Gasly, comunque con una macchina inferiore alla McLaren, sia riuscito a tenere dietro Sainz, che stava incalzando. Secondo me a Sainz è mancato un po' l'aggressività. È vero che è probabile che da anche dei team radio della McLaren su Sainz, forse Sainz non aveva a sufficienza benzina per poter spingere prima, ha dovuto usare una mappatura con un'erogazione di potenza leggermente più tranquilla e poter usare quella potente soltanto negli ultimi due giri, cosa che infatti poi ha fatto e stava recuperando. Se ci fosse solo un giro in più sicuramente avrebbe vinto Sainz, o comunque sarebbe andato in volata. Però comunque sia che vincesse Sainz sia che poi comunque ha vinto Gasly, è stata comunque una bellissima gara che ha raccontato una bellissima storia. In tutti i casi comunque è stata una bellissima gara. Non ha vinto la Mercedes, e qua devo essere sincero, l'errore è stato grave da parte della scuderia, perché Hamilton non ha colpe da questo punto di vista, perché senza l'errore del muretto Hamilton avrebbe tranquillamente vinto la gara, chiaramente, e si è vista la rimonta che ha fatto da dietro, uscendo 29 secondi dietro l'ultimo, che se non sbaglio in quel momento era Albon. È riuscito comunque ad arrivare quasi alle spalle del compagno di squadra, plafonato dietro dall'inizio fino alla fine. Ma vorrei parlare anche con voi non soltanto del caso Mercedes, ma anche del caso Ferrari. Scegliete voi di cosa volete parlare prima, o della Mercedes o della Ferrari. Tommaso, vai tu. Allora, sul caso Ferrari, diciamo, sembra assurdo, ma vorrei fare un attimo la persona che dà una chiave di lettura un po' più ottimistica. Perché se quest'anno non ci sarà mai un circuito particolarmente favorevole per la Ferrari,
È anche vero che gli ultimi due, Spa e Monza, sono due piste particolarmente ostili in questo momento alla Ferrari. Chiaramente, diciamo, un team che ha ambizioni come Ferrari non deve mai avere piste favorevoli e piste sfavorevoli. Però, dato che comunque diciamo, in questo mondo non si può dare nulla per scontato e ogni cosa che si ottiene va ottenuta, è sudata, va meritata, è lecito secondo me anche immaginarsi che dal Mugello in poi ci dovrebbe essere una ripresa. Non dico estremamente in positivo, ma quantomeno ai livelli di inizio stagione. Quindi, ah, quindi non solo la livrea nuova? No, diciamo che la livrea nuova, quella la battuta. Certo. Volevo sdrammatizzare. Un numero 1000 giustamente va festeggiato e onorato, però io sono abbastanza convinto che dalla prossima gara ci dovrebbe essere un punto ritorno a dei livelli leggermente più accettabili, insomma, ecco. Probabilmente, diciamo, un ingresso in Q3 abbastanza agevole, soprattutto perché, ripeto, erano due piste che con bassissimo carico dove conta tantissimo il motore, e la Ferrari non ha nessuna delle due cose, anzi è estremamente carente in entrambe. Quest'anno la Ferrari non ha tanti punti di forza, anzi non ne ha quasi nessuno. Però se c'erano due piste che avrebbero potuto mettere estremamente in difficoltà la Ferrari, erano le ultime due. Questo sì, però vorrei sottolineare il fatto che comunque, seppur ci si aspetti, come hai detto tu giustamente, che la Ferrari torni a dei livelli presso poco accettabili, c'è anche da dire comunque che le altre macchine hanno sviluppato tanto durante la stagione, mentre la Ferrari no, perché la Ferrari è palese che abbia abbandonato un progetto fallimentare. Quindi non è detto che uscendo da due gare così negative ci sia per forza una ripresa, perché magari al Mugello Red Bull, che è stata la grande delusione della gara secondo me, oltre a Ferrari che già ce l'aspettavamo, e altre macchine potranno magari sviluppare e portare aggiornamenti. In Ferrari si ha la sensazione che la macchina sia stata totalmente abbandonata. Matteo, voglio sapere un attimo cosa ne pensa Matteo riguardo. Beh, effettivamente, come dicevi tu, se, diciamola proprio chiaramente, collegandoci anche alla tua domanda tra Mercedes e Ferrari, se Mercedes di fatto ha buttato via una doppietta con un Bottas che non ha saputo spingere forte all'inizio e si è fatto sorpassare in scioltezza già in curva 1 al primo giro, e l'errore, come dicevi tu benissimo, degli ingegneri, del muretto Mercedes, perché Hamilton, se non sbaglio, anche dai team radio prima di rientrare diceva: io ho visto un segnale rosso, cosa faccio? Entro. E non avendo sentito risposta, lui nel dubbio è rientrato. Indipendentemente da questo, quindi, indipendentemente dal fatto che la Mercedes abbia buttato via la gara e la Ferrari non abbia mai avuto una partita aperta su un circuito come Monza, dove per rimanere sugli stessi valori di velocità di punta degli altri ha dovuto rendere scarichissima, ancora più scarica del normale, una vettura che già di carico aerodinamico, come diceva Tommaso, non ne ha. La vera, secondo me, sconfitta, o meglio, quelli che più di tutti si devono mangiare le mani per un'occasione persa, è la Red Bull, perché con Albon, che fatica sempre, l'ha dimostrato anche stavolta a Monza, Verstappen non è riuscito a far tesoro di un crollo Mercedes. Ed è, secondo me, questo il più grande rimpianto, avvalorato ancora di più dal fatto che i fratellini minori, ossia l'Alfa Tauri, addirittura hanno fatto vittoria. E è sicuramente vero che dal Mugello ci si aspetta un cambio di direzione. È una pista con molti sali e scendi e con molte curve anche più lente, quindi il carico aerodinamico sarà sicuramente predominante. Le velocità, non saprei dire quanto influiranno le curve o comunque soprattutto il primo settore sui distacchi potenziali o l'effettiva differenza, il mismatch che si potrà avere in termini di potenza. Fatto sta che sì, sembrano esserci tutti i presupposti per aspettarsi una risalita, per quanto risalita la si può chiamare, da parte della Ferrari. Vedremo, ovviamente si augura il meglio, però i presupposti sembrano essere più ottimistici, dato che la Ferrari di quest'anno non è per niente una vettura da circuiti veloci. Non è la Ferrari dell'anno scorso col motore
imbattibile sotto ogni punto di vista. Vai Giuseppe, scusami per prima. No, io volevo sottolineare che nei giorni scorsi era trapelata la notizia che Ferrari aveva già la progettazione del nuovo motore in una fase un po' più avanzata, no? E io dico, speriamo che davvero riescano a recuperare questi cavalli, perché se ci fai caso, la McLaren, che ha fatto una prestazione notevole, ma è già da diverse gare, no, che McLaren sta disputando e sta guadagnando punti su punti, no, sugli altri diretti competitors. E quindi io vi lascio solo immaginare cosa potrà accadere il prossimo anno con la McLaren, la cui guida arriverà a Daniel Ricciardo, con il motore Mercedes. Quindi questo significa che la Ferrari deve praticamente cercare di fare il massimo per almeno essere terza forza, perché se sono questi i pronostici, cioè se McLaren crea una vettura competitiva anche il prossimo anno, e sicuramente sarà così perché le vetture del prossimo anno saranno un'evoluzione di quest'anno, con un motore Mercedes, io penso che la terza forza sarà proprio la McLaren nel prossimo anno. E sul discorso Ferrari volevo dire che guarda, non voglio esagerare nel paragonarla quasi alla Williams dello scorso anno. Perché questo? Perché Vettel ha perso pezzi prima della parabolica, Sebastian ha perso dei pezzi, non si è capito se forse quei pezzi erano collegati all'impianto frenante della ruota posteriore, ma comunque è assurdo, ripeto, è assurdo e impossibile che un team come la Ferrari perda pezzi in gara e si vada poi ad incendiare. Cosa va a prendere fuoco? Tutto il sistema frenante della ruota posteriore sinistra. Cioè, qui siamo arrivati proprio all'impossibile. Cioè, è una situazione che non si può spiegare. Posso aspettarmi una cosa del genere da un team minore come l'Alfa Tauri, come la Haas, come anche la Williams, no? Che comunque ha avuto dei problemi l'anno scorso, no? Con Kubica, quante volte, anche a Baku, no? È successo di tutto lì. Ne cito uno di gran premio, no? di difficile. Ricordo che nelle prove libere Kubica diceva che era inguidabile la Williams. Però queste cose non possono accadere alla Ferrari. E poi riguardo a Leclerc, cioè, io dico che i due piloti in questo momento, proprio perché la Ferrari ha dovuto estremizzare, no? Il pacchetto aerodinamico per Monza, rendendolo più scarico possibile per evitare di farsi superare, hanno reso una vettura che è estremamente inguidabile e che mette a rischio i piloti. Cioè, ragazzi, con una vettura un po' più, tra virgolette, normale, non si sarebbe mai verificato un incidente del genere con Leclerc. Cioè, quel pilota, quel ragazzino di 22 anni, ci stava rimettendo la vita contro quelle barriere, perché ha fatto un impatto a 220-230, chiedo a Matteo, perché Matteo... 220, ecco. E poi ho pronto anche, e poi ti dirò anche i valori proprio nello specifico. Perché nelle tue simulazioni... Tra le vetture. Nelle tue simulazioni ce l'hai, insomma, a volte, i valori sono abbastanza simili, credo. Sì, quindi... beh, lì eravamo in parabolica, quindi era però già in fase di accelerazione, perché l'ha persa proprio come... per il sottosterzo, è andato praticamente dritto in curva, si può veramente dire così, l'ha persa mentre accelerava in uscita dalla parabolica e l'impatto, hanno detto, sui 220 km/h. E poi voglio dire, i tecnici, i meccanici stanno mettendo i piloti in una condizione che è pericolosa attualmente, non c'è altro da aggiungere. Quando sono costretti ad andare in overdrive, a superare i limiti della vettura, purtroppo succedono queste cose. Il problema è che non dovrebbero succedere, perché passi, tra virgolette, il discorso che un pilota competitivo come Leclerc cerchi di dare il massimo con una vettura che non può dare tanto e che possa perdere la vettura al centro curva, cioè a fine curva, in accelerazione, perché gli manca il carico e vada a sbattere. Cosa bruttissima, perché come tu giustamente è una cosa pericolosa, perché vederlo arrivare nell'inquadratura così veloce sbattere contro il muro sicuramente non è solo piacevole. Ma come hai detto giustamente tu prima, è inaccettabile che qualsiasi intanto vettura di Formula 1 che venga super controllata prima della gara perda pezzi, ma poi la Ferrari non può succedere che perda dei pezzi all'improvviso e che faccia sì che la vettura diventi un missile senza freni, pericolosissimo, perché va bene che i difensori
sono andati, erano in polistirolo ed è andato bene così, ma fossero state le barriere in accelerazione alla fine del rettino di Monza, non lo so come sarebbe andata a finire. Quindi è una situazione imbarazzante, perché io posso capire che la Ferrari non abbia il passo, non abbia la velocità, arrivi undicesima, arrivi dodicesima, non arrivi ai punti come sta nella penultima gara, come sta la Spa, ma che dia nelle mani dei piloti una vettura pericolosa, questo è veramente brutto, secondo me. Sulla Mercedes volevo aggiungere una cosa in merito all'errore, no? Che c'è stato. Sì, c'è stato un errore sia da parte del pilota che da parte anche del muletto. Però volevo dire che se ci fate caso, ancora una volta, quando Hamilton ha la gara no, di solito ne ha una di gare no, massimo due nell'arco di una stagione, nessuno riesce a fare più punti di lui, o meglio, se ci escono ma di poco, e l'unico che ci riusciva era Nico Rosberg, l'unico. Quando lottava con Vettel 2017, Vettel non è riuscito più di tanto a recuperargli così tanti punti. Lo stesso poi l'anno scorso, no? Bottas, Leclerc, cioè è sempre la stessa storia. Purtroppo non so se è fortuna, non so se è bravura, ma Hamilton quando va in difficoltà nessun pilota riesce a rimontargli. È l'unico che... Giuseppe, sì, ti faccio una domanda. Sì. Quali avversari? Allora, io ti rispondo subito, ti dico che se Bottas evitasse di fare il secondo, oppure incominciasse a fare le braci sotto il paddock o il motorhome di Hamilton, quindi a infastidirlo, sì, come diceva a Sky, credo che lo puoi mettere in difficoltà, cioè si può mettere in difficoltà Hamilton, come diceva Rosberg, basta entrargli nella testa, ciò che Vettel non sa fare. Vettel non riesce a entrare neanche nella sua testa in questo momento, questo è il problema. E il fatto è che Rosberg conosce Hamilton da 30 anni praticamente, quindi da sempre, perché correvano insieme. Però io ti volevo fare una domanda. Tu hai detto, giusto, quando Hamilton non riesce a vincere, non riesce a arrivare al podio, gli avversari diretti non arrivano nemmeno. Infatti, però, qual è il discorso? Che quando Hamilton non arriva a vincere, non arriva a podio, è perché in gara succede qualcosa di veramente strano che stravolge tutto. Cioè, non capita mai che Hamilton non arrivi a podio perché quel giorno non si trova e arriva sesto. Quando Hamilton arriva sesto, è perché ha avuto una penalità, o perché ha rotto, o perché c'è stata una safety car strana, o perché c'è stata una partenza da fermo come la gara di Monza. Non arriva mai dietro perché non si trova con la macchina o quel giorno non si trova bene. Quando arriva dietro, arriva per esempio come in Germania l'anno scorso, che aveva la febbre, c'è l'universale, come ieri che c'è stata quella gara che c'è stata. Quindi anche gli altri in genere, quando non arriva Hamilton, non arrivano nemmeno, perché c'è sempre casino. E invece quello che mi viene da pensare è che quando ci sono queste gare, chi la spunta è sempre la Toro Rosso. Comunque sia, l'Alfa Tauri o Toro Rosso, che chi per lei, sono sempre lì. L'anno scorso c'è stato uno stravolgimento in Brasile. Chi è arrivato secondo? Gasly. In Germania, come c'è stato di lui, chi è arrivato terzo? Kiat. Ieri chi ha vinto? Gasly. Comunque è sempre lì l'Alfa Tauri quando c'è casino. E anche di motore soprattutto, dicevamo prima. E anche di motore, come dicevamo prima, ne aveva per sfruttare le occasioni. Perché ad esempio, parlando anche proprio del fatto di Bottas di entrare nella testa di Hamilton, è solo quello lo step che deve riuscire a fare, perché la vettura era identica sotto ogni punto di vista. Hanno detto infatti che le mappature che davano ai piloti erano la stessa per entrambi, quindi quella, la possibilità di spingere obiettivamente sembrava apparentemente simile, almeno a dichiarazioni, ma anche dai dati risulta tale, perché alla speed trap in curva 1, in staccata, sia Bottas che Hamilton hanno raggiunto i 360,8 km/h. Non un decimo di chilometro orario in più per nessuno dei due. Kvyat e Albon subito dopo con 357 motori Honda. Ferrari invece molto più giù, il più veloce 3,45 Vettel. Quindi tornando ancora al discorso di prima di quanto abbiano dovuto scaricare la macchina per prendere comunque almeno
15 km orari sul dritto, con senza carica rettilinea. Però c'è da dire che Toto Wolff, nelle dichiarazioni post gara pubblicate poi da Mercedes, diceva che erano quasi convinti che il no party mode li abbia condizionati parecchio in gara. Lui ha detto che a causa del no party mode non riuscivano a effettuare sorpassi, ecco perché poi Bottas è rimasto un po' plafonato, non solo per quel problema che ha avuto, perché dice che non riusciva proprio a girare a destra, ma anche perché non riusciva a superare. Io guarda, speravo che Hamilton arrivasse poi dietro alle McLaren, dietro a Norris, per poi vedere con quale passo e se riusciva poi a superare l'inglese, perché lì credo che anche lui forse un po' in difficoltà, ecco, ci andava. Certo, allora magari a livello superficiale uno potrebbe pensare Hamilton è 10 volte più forte di Bottas perché comunque li sorpassi li ha fatti, però in realtà Hamilton comunque ha superato macchine quasi tutte più lente di quelle che aveva davanti Bottas. Quindi comunque sia, non lo sappiamo come si sarebbe comportato Hamilton se fosse arrivato lì. Ma visto che siamo in chiusura di questo episodio, prima di chiudere volevo lasciarvi con una chicca, anzi Matteo voleva lasciarvi con una chicca, velocemente. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato della tecnica del panning, visto che Matteo si diretta con la fotografia sportiva. In questo episodio invece l'ultimo argomento riguarderà invece l'editing delle foto, quindi la post-produzione delle foto sportive. Matteo, lascio la parola a te. Vai. Esattamente, l'altra volta avevamo parlato un po' di lavoro sul campo, per così dire, quindi proprio della fotografia fatta in pista e come tendenzialmente io approccio la fotografia, soprattutto con la tecnica del panning. Mentre cosa non da sottovalutare è anche la post-produzione, perché sembra un dettaglio irrilevante, però soprattutto la possibilità con le macchine fotografiche moderne di scattare in RAW, che è un formato di immagine che permette davvero di raccogliere tantissimi dati in fase appunto di realizzazione dello scatto, permette appunto anche di essere molto precisi e di poter migliorare molto più nel dettaglio anche tutti i parametri della foto una volta che la si va magari a correggere, perché la post-produzione principale che faccio io è una correzione, non vado ad alterare la natura in sé della foto. E i parametri che mi interessano soprattutto riguardare sono i colori, e quindi soprattutto la tonalità, la saturazione e la luminanza. Per tonalità ovviamente si intende quanto un colore sia bilanciato o meno verso un'altra tonalità, ossia se ad esempio voglio accentuare il blu del cielo, posso spingere in generale tutti gli altri colori ad essere magari più vicini, o soprattutto i colori, ad esempio delle gradinate, quindi il grigio posso farlo avvicinare di più come tonalità verso l'azzurro per accentuare ancora di più. E quindi con la possibilità ad esempio di scattare in giornate molto belle e luminose, con cielo particolarmente azzurro, tendo in questo modo con la luminanza a spingere i colori ad esempio delle gradinate grigie ad essere più vicini all'azzurro del cielo, e questo è quello che faccio principalmente con la tonalità, mentre la luminanza permette di spingere quanto più, appunto come dice il nome stesso, sulla vivacità o meno del colore. La saturazione, esattamente, se si vuole anche parlare ad esempio di quello che fa McLaren sfrutta molto questi giochi qua, ossia bassa molto. Esatto, spinge molto sulla luminanza degli arancioni e tende a portare ad esempio i colori gialli molto sulla tonalità arancione, e poi cerca di abbassare il più possibile tutte le altre tonalità portandole il più vicino possibile al grigio, e quindi qua si ha questo grande effetto di grigio misto arancione scorza d'arancia, per così dire. E la particolarità di cui parlavamo prima è che la maggior parte di tutte queste, di questi studi, di queste modifiche che ho fatto per la prima volta, le ho potute realizzare fotografando durante il mio primo accredito proprio una Toro Rosso in curva 1, e sono riuscito a inquadrarla soprattutto facendo un focus con la presa d'aria, la testa del pilota e le mani mentre sterzava, e si vede addirittura la ruota anteriore destra con la pinza del freno, e si riesce a leggere addirittura la scritta Brembo.
E lì, ad esempio, spingendo anche, soprattutto dato che in curva 1 sappiamo benissimo che guardandola dal lato destro, quindi proprio mentre sterzano le vetture, si ha molto verde davanti e si intravede il verde anche dietro. E quindi lì, spingendo soprattutto in questo caso con la saturazione del verde, si riesce a creare anche magari con la saturazione del blu, in questo caso perché era un toro rosso, riesce ad avere veramente dei colori molto accesi, molto pastellati da questo punto di vista, che poi compensati con le regolazioni di tonalità e luminanza degli altri colori di contorno, creano un effetto veramente dinamico e acceso. Io volevo un argomento caldo, volevo un giro di opinioni da voi in merito al No Party Mood e in particolare da Matteo, e quanto potrà influire sulle prestazioni della Mercedes nelle prossime gare. Allora, io lo dico proprio una cosa rapidissima al volo. No, io francamente non ne ho idea, in quanto secondo me Monza non è la pista adatta per valutare una decisione del genere. Quindi magari per capirlo meglio bisognerà valutare altre piste, piste più complete magari. Questa è la mia semplice opinione. Matteo, vai te. Sono d'accordo anch'io, perché comunque Monza predilige appunto le alte velocità, ma come abbiamo visto anche la Ferrari riesce ad avere, tra virgolette, solo uno svantaggio di 15 km/h pur avendo un'auto senza carico aerodinamico. Quindi Monza è già, rispetto a Spa, è più un caso a sé. Il Mugello potrebbe dare qualche informazione in più su quanto possa influenzare il party mode e la possibilità di avere quello spunto extra, soprattutto nelle curve lente che anche caratterizzano quel circuito. E soprattutto anche magari quelle lunghe tornate, soprattutto le ultime, quelle che mettono sul rettilineo principale, che sono delle curve in accelerazione stile parabolica, quindi in appoggio. Sicuramente quello che ha caratterizzato la performance del motore Mercedes è stato anche il fattore che a fine rettilineo non avevano più batteria, tra virgolette, quindi per mantenere sempre la velocità, esattamente, si vedeva proprio il fenomeno del clipping, quindi il grafico della velocità che continuava a salire, e poi gli ultimi 20-30 metri iniziava a scendere, perché non avevano più il surplus della potenza extra della parte ibrida che poteva aiutare a mantenere alte le velocità, che comunque si sarebbero raggiunte se non ci fosse stata la limitazione delle party mode, quindi delle mappature. Secondo me è come dice Tommaso, bisogna vedere piste più complete, piste su cui ci sono anche tratti di bassa velocità e di curvoni lunghi in appoggio. Bisognerà vedere. Una gara non fa testo e Monza di sicuro è un caso a sé stante. Però forse Wolf si rimangerà un po' le parole che ha detto dopo le qualifiche, dicendo a tutti che la nuova regola, la nuova direttiva non ha influito sulle prestazioni Mercedes. Forse, ecco, più in gara, secondo me doveva aspettare, ecco, 24 ore per poter dire la sua, perché forse, ecco, la nuova direttiva tecnica influirà più sulla gara che sulla qualifica. Però vedremo al Mugello, vedremo le prossime gare, ancora un punto interrogativo. Scusa Alessio? Ma speriamo che influirà sulla gara. Ma dico, speriamo che influirà sulla gara, così se sarà veramente così, allora vuol dire che ci aspetteremo delle gare sicuramente più entusiasmanti all'inizio. Detto questo, io concluderei questo episodio qui. Ringrazio in primis Matteo per le chicche fotografiche e Grazie a voi. ringrazio anche Giuseppe. Ciao Alessio, ti ringrazio e speriamo di vedere un Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 più entusiasmante, ancora più entusiasmante e finalmente, ecco, più bello il lato Maranello, il lato Ferrari. Speriamo, e un grazie anche a Tommaso. Grazie a te Alessio, grazie a Giuseppe e grazie a Matteo. Detto questo, vi invito a seguire tutti i nostri social su Twitter, su Instagram e su Telegram per non perdervi nessuna notizia e a seguire F1 in podcast ogni martedì per il dopo GP. A presto.